E ora inviamo la lettera di sfida. Oh, tutto pronto? Allora devo prepararmi anch'io. La missione inizierà domani notte. Va bene, diamoci dentro. Che tra l'altro loro fanno sempre le missioni di giorno, ma anche nell'animation, nell'anime, loro fanno tipo la missione di Kamoshida di sera. E il che ho detto, wow, quella sera. E il giorno che abbiamo fatto? Ti prego non dirmi che lo fanno in TV come l'altra volta. Non vi dirò quando, ma... vediamo. No, ti prego, in TV? E di nuovo in TV? Oh, sono tornati, guarda! Oh, che figo! Dai! Dai, c'è anche lui che ci guarda! Io non ho mai capito questa cosa. Come fanno a farla la parte video? Tecnicamente nel metaverso tu non puoi portare una videocamera, cioè non funzionano. Ok, la mia prossima esibizione è fissata per le... Oh, è il manager? Pronto? Ah, è un disastro, signorina Alice. Controlli le mail che l'ho incontrato. Ma che accidenti? I ladri fantasma? Vogliono rubare i miei desideri? Tutti i desideri che ho raccolto? No, non azzardatevi, non ne ho bisogno, è ciò che mi rende un monarca. Mi servono per... senza quelli io... E va bene, vi aspetterò. Non voglio dei giocattoli che non mi ubbidiscono. Questa volta vi schiaccerò di sicuro. Avresti dovuto ucciderci alla prima occasione, strega. Il ritorno del cannone Futaba. Spero sia stata una bomba. I ladri fantasma sono di nuovo sulla bocca di tutta Shibuya. Sono certa che Alice avrà ormai ricevuto la lettera di sfida. Quindi non ci resta che concludere il tutto. Entriamo e finiamo quello che abbiamo iniziato. Facciamolo. Si rientra in azione. Giusto, stanotte riprenderemo i desideri rubati. E questa notte uccideremo un'altra ombra. No, non si uccidono le ombre. Sconfiggeremo un'altra ombra. Forza allora, Alice. Spero che tu sia pronta. Guarda, c'è la catena per terra. Io spero che possiamo salire da lì, ti prego. Ti prego, fammelo fare. E cambiamo squadra. E direi, essendo psichica... toglierei Sofia e metterei Makoto, perché anche Makoto c'ha le abilità di cura. Facciamo allora... no, facciamo Haru al posto di Makoto, perché Makoto potrebbe subire i danni psichici. Haru, in bene o male, invece resiste. E Morgana perché ci cura. Forza allora, squadra. Esplora la prigione. Andiamo, ragazzi! È ora di risvegliare il cuore di Alice. Si entra in azione. Ma scusa un attimo, quel coltello è quello che ho comprato o... o me l'ha dato il gioco? Scusa due secondi, gioco. Ok, no, è quello che ho preso io, perfetto. Beh, non sembra esserci tanti nemici rispetto alle altre volte. Quindi, prima di entrare, ecco fatto. Aria ripulita, soldi presi e anche punti esperienza. Per quei pochi che saranno, ma meglio di nulla. Ti prego fammi salire dalla catena così non devo risalire tutta la... tutte le scale. Guardate, la catena è arrivata dritto fino in cima. Arriva dritto fino in cima. Mi chiedo solo se quel pupazzo lo potremmo uccidere, però quello che non siamo riusciti a sconfiggere. Forse è caduta quando abbiamo aperto il lucchetto. Potremmo usarla per arrampicarci in un attimo alla gabbia dei desideri. E infatti era quello il mio obiettivo, Morgana. Credimi che tutto il percorso... guarda, giusto per curiosità ci proverei ad andare. No, non di là. Ecco, visto. Volevo vedere se potevo entrare, però non si può. Quindi si sale da qui. Alice, spero che tu sia pronta. Morgana che saltella ogni volta. Wow, è enorme! È così grosso! Almeno si è materializzato per davvero, grazie al cielo.
È un vero sollievo. Temevo che le nostre procedure standard per i palazzi non avrebbero funzionato. Bene, Skull, preparati al trasporto. Eh no, hai visto quanto è grande quell'affare? Cosa facciamo adesso? Come si fa a rubare una cosa del genere? Devo ammetterlo, non ne ho idea. Forse una volta sconfitta si ridurrà. Cos'è quello? Il monarca! È lei! Alice! Dunque alla fine ci toccherà combattere. Oh cielo, pensavate davvero di intrufolarvi come se nulla foste? E cosa pensavate di farci con quei desideri esattamente? Ehi tu, Joker, giusto? Sei tornato qui per diventare tutto mio? Siamo qui per i desideri, col cavolo, stiamo per risvegliarti il cuore, siamo qui per i tuoi desideri. Oh, per cui è vero che siete qui per rubarlo. Alice e Raghi, sappiamo tutto, le cose orribili che hai fatto. Hai ghermito con la forza i desideri delle persone, tramutandole in marionette. Hai giocato con i sentimenti della gente, mettendoli tutti gli uni contro gli altri. Hai persino aperto dei negozi per frodare tutti coloro a cui hai fatto il lavaggio del cervello. Non possiamo più ignorare il malvagio i mutamenti del cuore a cui hai sottoposto i tuoi fan. I ladri fantasma stanno per estirparti le distorsioni del tuo cuore. Takamaki-san, sei meravigliosa. È impossibile che tu possa capire. Non hai idea di ciò che ho passato. Parli di quello che è capitato alla Shujin? Dove avete... Come? Sappiamo tutto. Di come sei stata bullizzata. Di quanto sia stata un'agonia per te. Ma comunque io... Oh, quindi l'avete scoperto. Non importa quanto io cerchi di occultarlo. Il mio passato torna sempre a perseguirmi. Che cosa patetica. Un disastro. Ma ormai non ha più importanza. Con questo potere posso avere tutto. Tutto quello che ho sempre voluto. Mio! Alice, non esagerare, su. Vieni e combatti. Bella immagine questa. Vediamo in cosa si trasforma. Ok. Ok, degli schiavi. Orecchie da coniglio. È un coniglio brutto. Beh, non tanto brutto. Diciamo che è un po' camoscida come... Ah no, è piccola. Non è... O è enorme, non lo so. Non capisco se è grande o piccola. No, è grande. È grande perché quello era piccolo prima. Ma che... Si è trasformato in una specie di coniglio. Quindi è davvero Alice del Paese delle Meraviglie. Oh, puffate, puffaissimo, è tardi. Svelti, ho tali meraviglie da mostrarvi. Quali meraviglie? Ignora la Sofia, vuole solo torturarci e robe così. Alice, ti farò vedere la luce. A cosa sei debole tu, Alice? Aspetta, al vento, oh merda. Vabbè, in realtà abbiamo fatto bene a portare Morgana, Beccati questo, Alice. Beccati e porta a casa, Alice. Maledetta coniglietta. Colpita. Però dovrei lasciarli qualche petardo, mi sa. Vai, prendetela, ragazzi. Vai. Aiuto, madonna. Credo che però non sia psichico. No, e invece è psichico per davvero, cioè avevo proprio ragione. Oh merda, devo curare. Mona, curaci. Curaci tutti, bravo Morgana. Minchia, che dolore. Ma come, si è curata per caso? Si è per caso appena curata?
Vai, Fox! Beccati questo, maledetto coniglio! Vai, Morgana! Vai, Haru! Dov'è finita? Ah, ok. Mezza vita, quindi seconda fase. Perché vi comportate così? Ero finalmente riuscita a trovare un po' di felicità. Siete qui per portarmi via tutto, proprio come ha fatto lei. Provateci! Ora si incazza. Oh oh. Minchia, seconda fase tipo Dark Soul questa, ma davvero? Ti sparo in faccia, maledetta. Attenzione, attenzione, attenzione. Ah no, beh, io sono l'unico immune. Perché scappavo? Sono l'unico. Ero l'unico immune. Merda. Haru, vai e curati. Ecco fatto. Aiuto, ma usa il mio stesso attacco. Calmati. Merda. Qualcuno la curi, per favore. Morgana, in azione, forza. SP insufficienti, benissimo. Meno male che ho comprato questi da 5. Vediamo se mi basta. 24, perfetto. E curiamo Haru. Beccati questo. Occhio. Scappa, Morgana. In cerchio, forza. Vai. Sì, mi può beccare da qui. Era quello che volevo scoprire in realtà. Assaltiamola, ragazzi. Ora che è debole, attacchiamo con i poteri forti, forza. Peccato che non si sia vista bene la scena. Però è stato figo. Haru, tu come sei messa? Vabbè, tanto è uno immune. Soggiogamento, merda, no. Escile, escile, escile. Merda. Merda, è morto Yusuke. Con calma. Con calma, 2 secondi. Yusuke torna in vita, bello. E curati anche un po'. Curiamo anche gli altri con sti frutti del diavolo, che tanto oltre a sta situazione non li userò mai in un altro modo. Meno male che quando usi quell'attacco dai. Yes, volevo finirlo in grande stile, volevo finirlo proprio con un colpo di spada incredibile. Vittoria!
Ricompensa, 1000 punti esperienza e 12.000 yen. Silky ha imparato una nuova abilità. Wow. Mi avete sconfitta. No, per quale motivo? Non sono ancora abbastanza forte. Perché non riesco a cambiare? Ho smesso di essere la vittima. Basta, Alice. Se continui così, finirei soltanto per farti del male. Cosa ne vuoi sapere, tu? Avete sofferto entrambe, fidati, anche Panther può capirti. Non sono all'altezza di una come te, Takamaki-san. È sempre stato così. Non posso competere con chi è davvero una vincente. Ce l'ho messa tutta per cambiare. Eppure hanno continuato a prendersi gioco di me, a bullizzarmi. Volevo solo smettere di essere infelice. Ho messo anima e corpo nella moda e ho lavorato sodo per arrivare dove sono. Ma poi... lei si è rifatta viva, ha iniziato a sputare veleno sul mio passato. Ha raccontato a tutti che quanto fossi patetica e insignificante. Ecco perché le ho portato via ogni cosa. Il suo ragazzo, la sua cerchia sociale, tutto. Ma non era comunque abbastanza per me. Ci sono altri colpevoli. Tutti quelli che mi sparlavano alle spalle. Tutta la gente che restava lì a guardare mentre io li distruggevo tutti quanti. Alice, quindi questa è una ferita del cuore. Con questo potere posso vendicarmi. Perciò sei diventata tu la bulla, giusto? Idiota! Sembrava gli volessi tirare un calcio in faccia. Cosa ci guadagni? Sei diventata cattiva tanto quanto le persone che ti hanno fatta soffrire. È così che vuoi vivere? Come una di quelle bulle? Non volevi diventare qualcos'altro? Un raggio di luce per gli altri e per te stessa? Non darla vinta a quei bastardi egoisti. Takamaki-san, hai ragione. Volevo salvarli. Tutte le persone come me che hanno passato lo stesso inferno. Ma io... espia le tue crimini, puoi ancora cambiare. Tu credi? Tieni, questa è la mia corona. Takamaki-san, io voglio scusarmi con le persone che ho ferito e ricominciare da capo. Sono certa che riuscirei a cambiare le cose. Anch'io ho dovuto confrontarmi con le stesse paure. Ma grazie ai miei amici e ai ladri fantasma, sono riuscita a farmi valere e a fare le cose giuste. Non sei sola. Appena sarai tornata al tuo vero io, diventiamo amiche. Ti va? Vorresti... sul serio? Insomma, adoro da impazzire, Alice. E condividiamo persino lo stesso sogno. Grazie. Adesso devo tornare al posto a cui appartengo. Ho i brividi, è incredibile. Ma questa volta sarò... una persona migliore. Ho i brividi, è bellissimo. A livello di storia, crollerà... ecco, stavo per chiedere. Crollerà questo posto? Si mette male, sta per crollare. Ma quindi non posso più rientrare qui? Cazzo, scappiamo! Il desiderio si è distrutto. Tornate ai vostri padroni, desideri. Ale, torniamo, sì. Ah, dentro tutte le persone, così. Clink. Oh. E vai, sono tornato normale. Che cazzo ci faccio qui? Bellissima questa scena dei desideri che tornano ai loro padroni. E questa immagine, dai, è fighissima. No, dai, me la salvo, vaffanculo. Fanculo il momento, ma è bellissima. Anche questa, se non ci fosse la scritta, la farei subito. Dannazione. Peccato che c'era la scritta con Sofia. Ale, abbiamo vinto!
È stato pazzesco! Gabbia della Russuria chiusa. Siamo stati testimoni del ritorno dei desideri ai loro legittimi proprietari. Sì, anche io l'ho vista così. Chiunque abbia ricevuto un desiderio è scomparso subito dopo. Spero significhi che le loro controparti reali stiano tornando alla normalità. Cioè, se la caveranno, c'è solo un modo per scoprirlo. Sì, hai ragione. Un momento, ma che... Che c'è, Mona-chan? Qualcosa non quadra, non è crollata. Ma quel gigantesco desiderio è esploso. Ha fatto tipo boom. No, guardatevi intorno. Adesso che, me lo fai notare. Ogni volta che rubavamo un tesoro, dovevamo abbandonare il metaverso il più fretta in fretta e furia, giusto? Già, abbiamo sempre dovuto portare la svelta e il culo fuori da lì. Beh, questo non è il caso, è indubbio. Se non altro, si è fatto stranamente silenzioso. Per cui, anche se il monarca viene rovesciato ai desideri rubati e liberati, la prigione resta in piedi. Alla fine, sembrerebbe che i palazzi siano effettivamente diversi da questa prigione. È possibile che il problema non sia stato ancora risolto. Mi chiedo come tutto questo influenzerà su Alice. Potremmo scoprirlo tornando al mondo reale, no? Sarebbe bello se potesse ricordare ciò che è successo qui, ma nessuno condivide i ricordi con la sua ombra. Pensate che potrebbe parlare con Panther. Con me? Sì, voi due dovreste andare d'amore d'accordo. Ha persino detto di adorarla. Già, insomma, vale la pena tentarle tutte per farla rinsavire. Alice è davvero un talento unico nel suo genere. E il suo sogno è decisamente qualcosa per cui vale la pena combattere. Spero solo che possa ricordare come la faceva sentire quel sogno, così da condividere quel sentimento con le persone che ne hanno bisogno. Proprio così, ben detto, sono certo che saprà rinsavirsi. Ben detto. Non ho idea di cosa possa fare per aiutarla, ma quantomeno voglio starle vicino. Oh, ti sei fatta una nuova amica. Affascinante. Che succede, Sophie? Come avevano previsto i ladri fantasma, sembrerebbe che Alice Araghi abbia cambiato logica. Questo non sarebbe possibile se l'avessimo semplicemente sconfitta. Come avete fatto a predire l'esito? Non l'abbiamo davvero predetto. È solo che poter cambiare è ciò che ci rende umani. Si è umani perché si può cambiare? Il cuore umano è più complicato di quanto pensi, eh? Proprio quando credi di aver superato il tuo dolore, la più piccola cosa può ritrascinarti nell'abisso. Il cuore umano è davvero difficile da comprendere, tra bocca di misteri. Beh, neanche tu lo sei da meno quando si tratta di misteri, mia cara Sophie. No, io sono... Sophie, l'amica dell'umanità, vero? Lo sappiamo benissimo. Tu lo sai benissimo, Skull. Oh, dai. Che cosa carina. Quindi ora usciamo. Percepisco un forte legame con i miei amici. Nuove abilità? Aumenta il danno quando esegui un guizzo fantasma. Ok. Beh, che ne dite se torniamo adesso? Vorrei vedere come sta la vera Alice. Sì, andiamo. Quanto? Non abbastanza per salire, peccato. E ora si torna al mondo reale. Beh, lo scopriremo domani come sta Alice, o forse un comunicato stampa al volo? Chi lo sa. Sono tornato alle Blanc. E andiamo a dormire? Ovviamente vestiti però. Ehi, Phoenix. Anne sembrava davvero infuriata con l'ombra di Alice. Eppure alla fine è tornata allegra. Come mai? Non era arrabbiata con lei? Condividono le stesse emozioni e si sono capite a vicenda. Ok, la rabbia non serve solamente a far male. Può anche salvare le persone. Dipende, mi auguro che sia così. A volte non basta. Mi auguro che sia così. Se qualcuno sta sbagliando, la rabbia può essere usata per mostrargli l'errore delle sue azioni. Il cuore umano è così misterioso. Ma grazie a te ho acquistato una preziosa esperienza. Grazie Phoenix. Spero di apprendere molto altro. Anche io spero di rimanere amici. Vuoi salvare i progressi? Assolutamente.